15 Sanchez con 16 Procopio con 17 Boni. E Caliò che rimanda indietro la palla. Ecco il lancio in profondità verso Francisco che riesce a controllare la palla, però è spalla alla porta, dà il problema di girarsi come avrebbero detto i vecchi telecronisti, ma lo fa brillantemente rimettendo un pericoloso pallone al centro che termina in rete, che termina in rete. Meravigliosa questa azione di Francisco che abilmente è riuscito a sfuggire alla marcatura dell'avversario e a concludere con un cross, un tiro cross che si è rivelato letale per la formazione crotonese. Cimino se ne va sull'out di destra, si fa vedere, riceve Russo. Russo vince un contrasto, Leto ci prova di prima intenzione, c'è la parata a terra da parte di Tassone che non si è lasciato sorprendere da questo tiro di Leto. Al limite della, ecco, bellissimo l'assist di Cabrera verso Francisco che corre ancora una volta sulla fascia destra, riaffida il pallone a un compagno, ancora un altro cross, pericolosissima questa azione svontata dalla EK Crotone. Il Cassaro, Cassaro verso Diaz che è chiamata a impostare da dietro, ancora un lancio lungo verso Francisco, è un tema che si è proposto diverse volte in questo inizio gara. Rigore, rigore, rigore. Sensale, c'è stato rigore, era tocco di mani. Sì, da sì, parte sì, di Araldo, sì, sì. Se non andiamo errati. Fa Crotone e c'è il numero 10 Nestico contro Godano. Attendiamo sì. Il fischio del direttore di gara che naturalmente sta indicando i suoi partner. Nestico, il tiro e il pallone è fuori, termina fuori. Si rimane sull'1-0. Termina fuori. Pallone per Spizzini, ma c'è l'anticipo di Iraci, poi ancora l'IK Crotone che recupera, Russo che prova a servire, serve bene Leto che poi dalla distanza alla Del Piero ha cercato di trovare lo specchio della porta, invece il pallone è uscito di poco alto sulla traversa. Verso Cabrera, Cabrera riesce a riconquistare la palla, la mette al centro Francisco. Ancora Nestico che spreca malamente un bel assist di Francisco, tenta una palla a giro. La disposizione tattica dei propri compagni, Dolce servito da Russo, Araldo, il corso al centro di Araldo e poi interviene sotto porta Spizzirri che colpisce male, pallone che finisce fuori di poco, comunque ottima questa impostazione di gioco da parte dei crotonesi. Supera la linea di centrocampo con Cosenza, ma arriva anche il duplice fischio di chiusura del match, quindi finisce il primo tempo con i padroni di casa in vantaggio per 1-0. Adesso vediamo un po' quello che succederà, intanto si riprende a giocare. Potrebbe crossare, difatti è così, ci prova Bruno ad arrivare, poi Spizzirri di testa alza troppo il pallone che finisce alto sulla traversa. Gioco di gambe da parte di Cosenza che riesce a liberarsi, poi Bruno per Dolce, Dolce entra in aria, prova a crossare Dolce, poi Russo all'occasione per poter pareggiare e Filosa a sostituire Brugnano, cross al centro. Sbroglia, sbroglia Cabrera, palla a Nestico, ripartono in superiorità numerica i giallorossi del Sersale, palla affidata a Ieraci, sono in superiorità numerica, punta l'area di rigore Ieraci, si accentra, prova il tiro che termina di poco al lato, termina di poco al lato, bella. Non dovrebbe farsi sorprendere così, insomma. Comunque la palla adesso a Francioso che propone verso Nestico. Nestico! Un'altra azione clamorosamente fallita dal Sersale che sta aumentando il ritmo di gioco. Russo scambia con Leto, scende per il piede Leto, prova ad entrare in aria Leto, c'è l'atterramento di punizione, Leto. Punizione. Al limite dell'aria. Leto e Cosenza, parte Cosenza, prova a piazzare Cosenza, pallone che finisce sulla sinistra della porta difesa da Tassone. Il Sersale, il Crotone che sta insistendo e arriva il pareggio! Arriva il pareggio! Il pareggio di Bruno che non è nuovo a queste conclusioni sotto porta. È il secondo gol di questo campionato che segna il numero 6 dell'IK Crotone. Pareggio quindi che era nell'aria, visto e considerato che
e come avevamo ipotizzato il Crotone è entrato in campo con un altro piglio. Ha effettuato 4 sostituzioni la squadra di mister Maiolo. Intanto c'è questo portiere. Tassone con una uscita volante sbroglia la situazione che si stava rendendo pericolosa nell'area sersalese. La finta di Cosenza, salta un avversario, poi alza per Anellino, il pallone per Dolce che entra in aria, non c'è rigore, non c'è rigore, anche se è una decisione un po' assurda probabilmente. Siamo negli ultimi minuti, palla riconquistata da Cagliò, lancio di Cagliò nella parte opposta verso Ieraci. Ieraci, ma favoloso questa conclusione di Ieraci, che sinceramente da appassionato di calcio meritava maggiore fortuna. Ancora Diaz in avanti, Diaz sinistra verso il centro, ribattuta di testa, palla ancora una. Oh, una conclusione da Capuano. Sì, di Capuano da lontano, ancora una volta sfiora la traversa. Verso Tutino che si inserisce sulla fascia laterale a destra, propone un cross verso Ieraci, tenta la conclusione Ieraci, che poi si rivela un assist verso Cabrera. Anellino intercettato, Leto recupera, ancora Anellino, arrabbia. Leto, bello scambio, poi Leto sotto porta, c'è il tiro di Dolce! Dolce! Dolce. Spanaccia il portiere, c'è il tiro di Dolce, ma c'è. C'è un fuorigioco, un fuorigioco. C'è il pallone, la mano alzata. Purtroppo non è si un può secondo, è un secondo gol annullato, regolare. Ecco ancora un'azione pericolosa da parte. Ancora un gol annullato. E vabbè, ma il gioco non era ripreso, il gioco non era ripreso. Leto. Viene intercettato Leto. Capuano verso Francisco, ha spazio per avanzare. Gli si sovrappone Cagliò. Ancora Francisco. Palla verso il centro dell'area, incredibile. Anellino. Ma la palla sempre verso nei Russo, piedi del Russo. Dolce ci prova, il pallone che sfila fuori di poco. Palpitante davvero questa partita. In questo momento assistiamo davvero a dei cambi di gioco che consentono di sviluppare delle trame di gioco che suscitano davvero grande emozione qui nel pubblico e per coloro che assistono a questo match. Ecco Francisco entra in campo. No, termina a terra. L'arbitro fa segno che non c'è stata nessun tipo di azione fallosa ed è contemporaneamente sigla la chiusura del match.